Ciao bellissime principesse e regine, bentornate al mio canale. Oggi vi vorrei mostrare due super maschere con forte effetto botox che uso regolarmente dopo averle scoperte e ora mi piacerebbe condividerli con voi. Queste maschere vanno molto bene over 40 e sono perfette per essere utilizzate prima di eventi speciali. Per queste maschere a noi serviranno semplici 2-3 ingredienti che ognuno di noi può avere a casa. Dopo queste maschere il viso appare ringiovanito di 5 anni, ragazze, quindi da prendere al volo. Allora non perdiamo il tempo e cominciamo. Per la prima maschera a noi servirà l'uovo lavato a temperatura ambiente e un altro ingrediente, cioè si può utilizzare peclo di patate, se non c'è va bene anche amido di mais. E ora andiamo a dividere i torli dai bianchi. Per adesso a noi serve il bianco dell'uovo. Il tuorlo mettiamo da parte perché servirà per la seconda maschera. Dunque, prendiamo un cucchiaio di feclo di patate o amido di mais, dipende quello che avete a disposizione. Aggiungiamo al bianco d'uovo e cominciamo a mescolare. Eccoci la maschera pronta e quindi andiamo ad applicarla. Iniziamo ad applicare la maschera come al solito seguendo le linee del massaggio, partendo dalla fronte. Questa maschera si può fare all'inizio ogni giorno, dopo si può diminuire la frequenza. Io per esempio la maschera che rimane copro con pellicola e metto nel frigo. Questa maschera, oltre ad agire contro le rughe, perché il bianco d'uovo contiene il collagene che contrasta le rughe, ha effetto anche contro macchie di pigmento. Non dimentichiamo di applicare la maschera sul collo e la zona di décolleté. Ora lasciamo agire la maschera per 10-15 minuti, quindi rilassiamoci. Nel frattempo la pelle del viso comincerà a restringersi e proprio questo è l'effetto botox che aiuta a diminuire le rughe. Eccoci qua, la maschera ho rimosso e guardiamoci bene. Che risultati abbiamo? Per me è stupendo, guardate, guardate come bella, la pelle proprio si illumina, guardate come bello e tutto. La pelle è proprio liscia, mamma mia, è bellissima, sensazione bellissima, veramente buono, consiglio ragazzi. Ok, e ora la nostra prima maschera abbiamo completato. Per la seconda maschera a noi servirà il tuorlo a temperatura ambiente, poi come primo possiamo utilizzare amido di mais o feclo di patate. Io questa volta utilizzo amido di mais, poi a noi anche servirà uno di questi oli, cioè si può utilizzare olio di lino che è molto buono per la pelle, olio di cocco che è numero uno per la pelle, ma se non avete questi oli va benissimo anche olio d'oliva che è anche molto buono. Prima mescoliamo il tuorlo. Aggiungiamo un cucchiaino di olio. Io aggiungo olio di cocco. Voi potrete aggiungere quello che avete a vostra disposizione. E mescoliamo di nuovo. Ora aggiungiamo un cucchiaio di amido di mais o feclo di patate. E mescoliamo. Eccoci che bella maschera che abbiamo ottenuto. Guardate com'è cremosa. E ora andiamo ad applicarla. Questa maschera è molto semplice, ma è meravigliosa. Dopo questa maschera il viso appare ringiovanito di 5 anni, ragazzi. All'inizio io applico la maschera con un strato. Dopodiché metto anche il secondo strato.
naturalmente stendo sul collo e la zona di décolleté. Ora lasciamo agire la maschera per 15 minuti, quindi rilassiamoci. Dopodiché laviamo con acqua tiepida. Eccoci ragazze, la maschera ho rimosso e guardate cosa abbiamo ottenuto, guardate. Io proprio veramente ho guardato e io proprio veramente soddisfattissima. Guardate come la pelle fresca si illumina. Guardate come proprio il viso proprio appare molto fresco. Io spero che si veda tutto questo perché io ho notato veramente che questa maschera è favolosa, giuro. Mi piace tantissimo. Quindi anche seconda maschera abbiamo completato. Ta-da! Spero che queste maschere vi siano piaciute. Consiglio vivamente. Magari suggeritele anche alle vostre amiche. Vi ringrazio che siete stati con me. Iscrivetevi al mio canale e io vi racconterò tutto quello che so riguardo alla cura del viso e non solo. Vi auguro una splendida giornata. Ciao ciao bellissimi. Ta-da!